Votare per il PD, ma soprattutto votare per il futuro del Mezzogiorno d'Italia ed in particolare per la Puglia. E questo l'appello fatto da Antonio Nunziante, vicepresidente della Regione Puglia, e Sabino Zinni, consigliere regionale della lista Emiliano, durante un incontro ad Andria in vista delle primarie del Partito Democratico del prossimo 30 aprile. Dall'incontro i tanti temi per chiudere al meglio una mobilitazione in favore di Michele Emiliano. Perché è la persona idonea che può rappresentare la Puglia a livello centrale. E poiché l'ho conosciuto, sia per quello che facevo prima, cioè io sono un prefetto, e per quello che oggi, che sono il suo vice, vi posso dire che è la scelta migliore che oggi l'Italia può dare all'Italia stessa e soprattutto alla Puglia. Tuttavia, il confronto tra le diverse anime del PD in campo per le primarie, ma anche tra i diversi settori della società civile che si affacciano alla competizione elettorale del 30 aprile, resta abbastanza aspro. Con l'elezione del nuovo segretario, cioè dal day after, tuttavia, sarà necessario ritrovare unità di intenti sia per il PD che per la Puglia. Saremo ancora più uniti, il Presidente continuerà a fare il Presidente perché le due cariche non sono incompatibili e noi saremo ancora più squadra quello che oggi abbiamo dimostrato di essere. Io pur presiedendo anche quando lui non c'era, posso dirle che è stato informato di tutte e quindi sono tutte provvedimenti che lui è ben a conoscenza. Durante l'incontro è stata anche presentata la lista La Puglia per Emiliano, una delle tre che nell'ABAT sostengono il governatore. Capolista sarà Antonio Griner, commercialista andriese, ma animatore senza dubbio Sabino Zinni, che ha rimarcato come il Mezzogiorno debba ritrovare la sua centralità. L'agenda politica, il Sud come tema, da tanti anni è sparito, nessuno lo riporta al centro, noi speriamo che Emiliano lo faccia e lo faccia con forza. Abbiamo scelto di puntare su questa lista che si chiama La Puglia per Emiliano perché vogliamo, questa lista è fatta da persone che appartengono al mondo delle professioni, al mondo del lavoro e che non sono politici come mestiere, ma vogliono dare il loro contributo alla politica. Perciò, con molta serenità, ma anche con molta forza, vi invitiamo a votare per Emiliano e per la lista La Puglia per Emiliano.